Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of New Pokémon Snap. A parte gli scherzi, benvenuti in quella che potrebbe essere l'ultima puntata. Dico potrebbe perché non so effettivamente cosa succederà dopo aver visitato l'ultima delle isole disponibile, le antiche rovine di Rifugio, antiche rovine di oscure origini che giacciono su un'isola dimenticata, isola che è apparsa dopo aver fotografato tutti quanti i Pokémon Lumina. E mi chiedo se questa sia una zona già che ci sblocca l'ultimo Pokémon Lumina, quindi proprio andiamo e lo fotografiamo, oppure dobbiamo iniziare a farci tutto quanto il percorso e poi lo sblocchiamo. Ok, già visto così, credo che forse dobbiamo prima farci il percorso, salire di livello, sbloccare la sfera Lumina e poi... Ehi, un Houndoom, ciao! Bellino lui, vai a mangiare la mela. No, se n'è andato, peccato. Ci sono anche... Com'è che si chiamano quelli? Eldegoss. Vabbè, ma sono un po' troppo lontani. Qui c'è un Crystal Fiore. Infatti, eccolo qui. Però è un Crystal Fiore... No, non è lo stesso che abbiamo già visitato? E le antiche rovine, che ovviamente... ci daranno accesso forse più avanti. Eccolo qua un altro. Ecco un altro Eldegoss. Ce n'è qualcun altro? Ci daranno accesso molto probabilmente. Eccolo, eccolo, eccolo. Preso. Alle zone appunto dove si troverà il Pokémon Lumina. E stiamo entrando in un buco. Quindi immagino che faremo il giro per lungo. C'è un Houndoom. Vai a mangiarti la mela. Un Salandit. E c'è un Houndoom con un'ombra un po' barbina. Eccolo qua. Dietro di noi. È rimasto sorpreso. Un Noivern. Dovete sapere che io adoro Noivern. Sei incazzato, sei incazzato. Scusami, scusami. Ma che l'ho destabilizzato? L'ho destabilizzato con la musica, con gli ultrasuoni. Scusami, non ti volevo far incazzare, perdonami. Anche a te, scusa, non volevo. Perdonatemi. Dov'è il Salandit? Vai a mangiare la mela. E scusami. E non volevo disturbarti. Vieni più in qua, per favore. Bravo. Che le immagini dove i Pokémon mangiano guadagnano sempre un sacco di punti. Dov'è il Salandi? C'è un pozzo. Troppo. Perfetto. Preso. No, cacchio. Girati. Ah, troppo in alto ora. Dov'è? Se n'è andato. Vabbè, spero che la fotografia che ho fatto sia buona. Peccato, non sono riuscito a prendere... aspetta. Un Sigilyph. Che fa? È impazzito. Cosa sta facendo? A parte che i Sigilyph a me sono sempre sembrati degli unknown un po' diversi. La madonna, che cosa succede qua dentro? Houndoom, Golurk. Cosa abbiamo visto? Cos'è? Delle zampette. Segna forma di cuore. Zampe a forma di cuore, onestamente non mi dicono nulla. Vai a mangiarti la mela. Non gliene frega niente, vero, della mela? Credo che Houndoom preferisca robe un po' più succose della mela, vero? Guardalo qua, Golurk. Girati, per favore. Sul culo. Aspetta, intanto fammi fotografare. Questi qua stanno... stanno castando. Stanno facendo la spell per qualche motivo. E quel Golurk si è girato. Quindi questo, aspetta, quello era Meganium, quindi. E questo è Wishiwashi. Sì, c'ha i pesciolini. Questo è un altro Golurk. Bello Golurk, mamma mia. Golurk anche lui. Questo è uno Snoom. No, è un altro Crystal Fiore, credo. Un Golurk. Aspetta. Bellino Natu. È uno dei miei Pokémon preferiti di quinta generazione. C'è un Salandit che se n'è appena andato a fanculo. No, aspetta, ne ho visto un altro. Vai preso. Troppo. Vai a mangiare. No, e che palle. Quindi c'è anche un Salazar, per forza. Vieni qua. Dai. Vieni fuori. Ti ho visto, dai. Purtroppo è un po' lontano. Ci sono degli altri Eldegoss, però se ne frega un niente. Questo è Volcarona. Questo è Volcarona, quindi quello in teoria o è Steelix o è Milotic. Però non ne vedo un altro, sbaglio. Non mi sembra di vederne. C'è un Natu che dorme sopra un Golurk. Bella questa. Però basta, è solamente molto pieno di Houndoom.
molto carino comunque. Gli effetti di questo gioco sono, per quanto semplice sia il gioco, è molto carino. E qua ci sono tutti quanti cristal fiore di tutte quante le zone che abbiamo visto, posizionati in corrispondenza delle statue, esatto. Mentre qua c'è un altro Golurk e un altro di questi che sta castando. Ehi tu, mangiate la mela. Dai. Si è proprio messo in mezzo per farsi fotografare. Lui la guarda la mela, però poi non gliene frega niente. È proprio... sbatte le balle. Però... oh, scusami, non volevo colpire te, volevo prendere il piedistallo. Però immaginavo che non fosse una mela che avrebbe attivato chissà quale meccanismo. Ok, quindi siamo arrivati alla fine. Immagino che dobbiamo adesso rifarci il percorso salendo di livello, poi sbloccare la sfera lumina, e dalla sfera lumina immagino che andremo a vedere chi è l'ultimo Pokémon lumina nascosto. 9 Pokémon fotografati su 38 fotografie. Un po' poco oggi, eh. Però tutti quanti Pokémon nuovi. Noivern, questa è molto bella. Golurk, molto bellina questa col Natu che dorme. Wubat, vabbè, non è al centro, però è bella. Sigilyph, dio mio, non so cosa stesse facendo, ma è bella la foto. Poi abbiamo il Crystal Fiore, che non gliene frega niente, e le antiche rovine. E abbiamo trovato Houndoom. Dunque, dai, 3 stelle al centro, che sta facendo qualcosa di unico. Diamante, perfetto. Che poi gli dico diamante, ma è un cristallo, ogni volta mi confondo. Eldegoss, dai, bellina al centro, che ci sorride. Perfetto, oro, dai, mi va benissimo. Salandit. Argento a dir tantissimo, ma credo bronzo, vediamo. Esatto. Poi Natu, molto bellino, però non è neanche che ci guarda, quindi se mi dà argento è già tanto. Oro, addirittura. Beh, dai. Noivern non è centratissima, però è carina. È un'azione, penso, unica, vediamo. Oro, ci ho sperato, ma va bene. Golurk, molto bella, non mi importa niente se mi dà anche argento, però è molto carina. Perfetto. Wubat non è al centro mai, però mi sta guardando dritto in camera. Dai, questa è buona. Oro, perfetto. Sigilyph è perfetta, al centro, che sta facendo un'azione che mi sta guardando. Per forza mi devi dare diamante. Che poi dico diamante ancora, ma è cristallo. Lui è al centro, carino. Non sta facendo niente eccezionale, però oro. Dai, cristallo, perfetto. Poi le antiche rovine. Vediamo cosa mi dice. Scoperta eccezionale, ovvio. D'accordo. Saliremo di livello? Di pochissimo, devo farmi un altro giro. Con i dati che ricaverò potrò sviluppare una sfera lumina apposta per Auri. Ok, quindi mi devo rifare il giro. Tranquillamente con queste fotografie saliamo di livello adesso. E infatti è stato un giro molto veloce questo. Rovine, livello 2. Proviamo a fare il giro al secondo livello. Forse adesso che fotografiamo il cristal fiore ci dà la sfera lumina di questa zona, ma con tutte le altre sfere lumina accendiamo gli altri fiori lumina. Però non mi ha chiesto a che livello volessi entrare, giusto? Infatti, seleziona il livello, prima non me l'ha chiesto. Forse ho sbagliato io, forse. Oh, questa volta Houndoom era calmo, non ci ha ringhiato contro. Strano. Aspetta un attimo, sai che c'era qualcosa qui, no? Strano, va bene. E là, adesso sono tanti di più, sono molti tanti, troppi di più. Ma che strano, infatti Houndoom non ci ha neanche ringhiato, non ci stanno neanche cagando. Che strano. Che cosa abbiamo visto? Aspetta. Ci sono troppe cose, aspetta. Allora, quello è il cristal fiore che già abbiamo visto e questo è l'altro cristal fiore che già sapevamo. Il problema... ah, però in teoria è illuminato, giusto? In teoria mi sembra di sì, sta facendo l'effetto, spero che valga. Devo fotografare per bene un Salandit. E lì c'è un Houndoom che dorme. Bello. Aspetta. Ok, abbiamo disturbato di nuovo Noibat. E con la musica della Ninna Nanna l'abbiamo calmato. Vai a mangiare per favore, ti chiedo scusa. Quella mela è per chiederti scusa. Molto bello lui che mangia, Guardalo qua, tranquillo, lui... oh, scusami, non volevo tirartela in faccia, perdonami. C'hai ragione. Mangia? Bello! Un Houndoom che mangia! Bello! Questa sì che è una bella foto... scusami? Cosa ci fai a questa distanza? Dicevo, questa fotografia... ah, troppo in basso. Però sta andando dall'altra parte adesso.
Oh, scusami. Girati, è troppo tardi. Fammi... Sì, l'ha rifatto di nuovo. Ok, però Noibat quando lo calmi poi si mette giù lui. Mi chiedo se sto attacco abbia qualche effetto, nel senso serve a qualcosa. Ma hanno Chandelure quello. Sigilyph, per favore. Dove? Cosa? Ah, già le manine. Ah, ma non sono manine, cioè non sono impronte. È il naso del Wubat. Ecco che cos'era. Però devo fotografare quello Chandelure io. Anche perché più che altro, altri fiori che brillano, io non ne ho visti. E questa zona l'abbiamo vista anche prima, quindi non puoi neanche dire... Però quello Chandelure si sta nascondendo da me. Ehi. No, fermo lì, ti ho visto. Bastardo? Ma ancora? Fa apposta, Vieni qua. Ma che ti vedo, Inutile che ti nascondi. Bastardo. Dietro le rocce si è nascosto. Preso in pieno stavolta. Scemo. Ti nascondi. Sono un fotografo esperto io. Dov'è il Natu che era qua? Forse... Ah, eccolo. Bello lui. Scusami, non volevo disturbarti, però... Bella presa in primo piano proprio. Ecco fatto. Salandit. Se riesco... non credo. Troppo lontani. Vediamo. Infatti. Uno l'ha spinto l'altro mentre per andarsi a prendere la mela. D'accordo, però non vedo appunto i altri fiori illuminati. Fermo lì tu. Dicevo. Non vedo altri fiori illuminati io. Allora, la mia ipotesi è che una volta che avremo ottenuto la sfera lumina dovremmo accendere tutti quanti i cristalli in questa zona. Ma c'è un Absol. Bello. Vai a mangiare. Carino. Tutto contento. Che bello che è. Dicevo, una volta ottenuto la sfera lumina dovremmo accendere tutti quanti i fiori di questa zona. E non c'è nient'altro qui, vero? No, non mi sembra ci sia nient'altro. Ok, spero che il fiore che ho fotografato sia quello giusto. Non penso saremo saliti di livello, però. In teoria è questo il cristal fiore giusto. Dai, prof, dammi buone notizie, per favore. Quindi, Houndoom che mangia. Oro, speravo nel cristallo. Questa non mi aspettavo. Invece, sorprendentemente buona, però meglio la prima. Poi, Absol che sorride, dai. È un evento raro, gli Absol di solito prendono le catastrofi. Diamante, perfetto. Io dico diamante, ma è un cristallo, lo so. Va benissimo così. Noivern che mangia, dai. Come fai a darmi argento per una fotografia così bella? Così carina? Una porca. Wubat che, per la missione, siamo a posto. Non me ne fregava niente. Sigilyph, sempre uguale, onestamente. Mi cambia realmente di poco, anche se la posa è carina. Poi vediamo Golurk. Tutte uguali le foto che gli faccio, però sono tutte belle. Chandelure, foto nuova. Non è centratissima e non mi sta neanche guardando, però Chandelure è sempre bello. Chandelure è bello. Natu? Ok, buono, buono, non male. Beyim, cristallo. Ed infine appunto il suddetto cristal fiore. Perfetto. Ora in teoria pam 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 possiamo lanciare le palline contro tutti i cristal fiore. Oh, a proposito, ora che abbiamo i dati del cristal fiore ho delle notizie da darti. E ti assicuro che ti piaceranno. Ma lo spero proprio, prof. Dunque, dammi queste buone notizie. Quelle rovine erano impressionanti. Sono d'accordo. Per di più sembra che ne esistano di due tipi diversi. Cosa intendi dire? Le rovine all'entrata erano leggermente diverse da quelle rinvenute nelle profondità della grotta. La mia impressione è che quelle della grotta sono state realizzate più recentemente e in fretta. Quindi se attiviamo il meccanismo magari attiviamo quella porta. Era un posto alquanto insolito a giudicare anche dalla presenza dei fiori che normalmente crescono nelle altre isole. E la prova è che l'energia di tutte le isole converge in questo luogo.
Per portare a termine le nostre ricerche dovremmo venire a capo di questo mistero. Nel frattempo ho una nuova luminosfera per te. Ormai sei a un passo dalla verità. Mi aspetto grandi cose dalla prossima spedizione. Sì, signore. Ed eccola qui, l'ultima luminosfera. E che cosa abbiamo ottenuto da questa grande scoperta di Noibat? Un nuovo filtro? Il segreto del cuore, la fotocamera di Todd. Ma io la voglio questa icona del profilo. Proviamo a tornare e a lanciare un po' di sfere da tutte le parti. Anche perché immagino che in questa zona la parte importante sia più che altro quella in fondo, non questa parte iniziale. Però, giusto per sicurezza, diamo una controllatina anche ai cristal fiore che sono qua fuori, anche se sono solamente due alla fine. Non è che mi aspetti granché, onestamente. E infatti, vediamo che succede. Non penso assolutamente nulla perché già siamo alla luce, quindi questa zona conta sì e no poco. Però se riesco a prendere... Eccolo, ah, peccato, è scappato, peccato. Però magari, magari, invece che lanciare la mela al Wubat, possiamo invece lanciargli la sfera lumina. Magari non cambia nulla, magari cambia niente, però... Aspetta un attimo, ah esatto, anche perché là in fondo c'erano i salanditi che si sono nascosti, vediamo. No, infatti. Immaginavo, guarda, immaginavo che non succedesse nulla. D'accordo, andiamo dal Sigilif, vediamo se... Eccolo lì, ah, troppo lontano. Preso, preso, bella presta. Questa è bella, grande Chandelur. Bellissimo Chandelur. Questo sì è quello che voglio, bravo, non ti devi nascondere. Mamma mia. Va bene, questa già l'avevamo fatta. Perfetto, iniziamo quindi. E purtroppo, esatto. Ora, in teoria, tutto quanto si illumina. Tutto quanto si illuminerà. Vero, Golurk? Ok, però... dobbiamo riuscire a trovarli tutti quanti. Perché uno era lì. Uno è qua. Perfetto. Bella sta scena, comunque. Chandelur, dai, smetti di nasconderti. Tanto le fotografie belle te le ho già fatte prima. Non ti preoccupare. Però c'è anche questo. Questo sembra cristallizzato, però non sembra che si attivi. Dov'è? Dov'è il cristalfiore di questo? Dov'è? Ah, eccolo. Preso. Va bene, non fa niente che non ho preso i Salandit, non importa. Devo, ovviamente, concentrarmi. Vi dovete... ecco, bravissimi, bravi. Vi dovevate spostare. Ma quindi me ne manca uno? No, eccolo lì. Abbiamo fatto spostare quel povero Natu, che sta andando lì a farci amicizia, perché... oh, bellino lui. Ma quindi c'è qualcosa nascosto lì? Non lo so. Però mi manca un cristalfiore. Eccolo qua, Absol. Aspetta un attimo. Dov'è l'ultimo cristalfiore? Dov'è? Forse è lui? No, me ne manca uno. Me ne manca uno, ma non... eccolo dov'era! Non ci arriverò mai. Forse, aspetta. Perfetto! Perfetto, preso! Vediamo se... preso! Yes, lo sapevo! Ti sta bene? Sta succedendo qualcosa? Certo che sta succedendo qualcosa, infatti mi ha fatto fare retromarcia! Mi ha fatto fare retromarcia! Perfetto!
Infatti Golurk ci sta bloccando la via adesso. Per fortuna che sono riusciti a vederlo alla fine. Per fortuna. Mamma mia, che fortuna che abbiamo avuto. Anche perché non me l'aspettavo che era dietro Golurk. Io ho dato per scontato. Ok, quindi adesso ci sblocca l'altra zona, immagino. Ah, da qui addirittura. Quindi devo tornare o me lo fai già in automatico, scusami? Dunque, come dicevo, questo giro le fotografie erano meno importanti. Ovviamente foto belle le abbiamo fatte perché comunque non siamo gli ultimi dei pirla. Però ovviamente qua eravamo più impuntati a fare tutti quanti Crystal Fiore. Il resto era secondario. Per esempio, alcune foto belle sicuramente le abbiamo fatte. Ma come dicevo, la migliore è questa qua di Chandelure a questo giro. Golurk? Speravo, ci ho sperato in un cristallo. Luce ascendente. A proposito, visto che la ricerca procede speditamente, sì, e credo che ti sarà molto gradita, d'accordo. Torniamo al campo. Sarà una cutscene? Ah, ci ho sperato, ammetto. Il momento che attendevamo è arrivato. E a giudicare dalla conformazione del terreno, direi che, con tutta probabilità, il varco ci teletrasporterà al centro delle rovine, vale a dire oltre all'ingresso che abbiamo visto alla prima volta. E lì troveremo anche il Pokémon che era raffigurato al centro del murale, giusto? Wow! Esatto, presto potremo finalmente incontrarlo. Mi chiedo chi sia. E nessuno potrà immortalare quel momento meglio di te, ovvio, perché tu sei un cretino. Lei ne frega niente. Sempre il solito fortunato, vedi di fotografarlo come si deve almeno. Saluta il Pokémon Lumina da parte mia. Che sguardo deciso, te la caverai benissimo. È ora di partire, in bocca al Lycanroc. Come sono contenti loro due, eh? L'ultima esplorazione. La zona Lumina. Eccoci qua. Ok, un alberello morto. O meglio, senza neanche una foglia. Credo sia Xerneas, vista la forma dell'albero. Sembra la testa di Xerneas. Bellina sta scena! Sì, dai, è palesemente Xerneas, per forza. E lui fatto ad albero, quello. Poi lui raffigurava l'albero della vita, tutto quanto. Lo so, grande capo. Eccolo qua. C'avevo ragione. Bello con la forma con tutti i cristalli. Bellino lui. Sta scappando. Sta scappando come Mew nel primo gioco. Bastardo. E come dobbiamo fare? Dovremmo lanciargli per forza le sfere, di sicuro. E muoviamoci allora. Eccolo infatti. Come fo. Devi trovare il momento giusto in cui io spammo. Dov'è? Ciao. Bastarda. Allora, no. Ma che palle. Ferma lì. Ma porca. È una rottura di scatole immensa, perché lui si sposta leggermente più a destra e più a sinistra. È ovvio che non riesco a prenderti. Devo lanciarla dove sarà, ma non so dove sarà ogni volta. Ma porca. Ma porca miseria. Dov'è ora? Presa, ok. Ma porca. Dov'è andata? È in acqua? Come faccio a beccarla? Che ne so io dov'è? Si sta prendendo gioco di me, palesemente. Presa. E devo lanciargli due. Dove è andato? Ma non scappare! Dov'è?
Guardami. Guardami. Cos'è? Ah, le rovine per intere. È di nuovo diventata una palletta luminosa. Vabbè, l'importante è averlo fotografato, guarda. Onestamente, anche dovesse finire tra poco e non riesca a lanciargli altre sfere lumina ora come ora, a questo giro rispetto a Stilix ce l'abbiamo fatta. Quindi sono comunque soddisfatto. Sono comunque soddisfatto ora. Dov'è? Dove ti trovi? Quanto ci fai che è là dentro? No, forse no, sai. No, infatti. Magari là dentro c'è qualcosa di nascosto a livello 2. Oh, ma la palletta? Dove cacchio è? No, per capirci, perché sto avanzando e non appare più. Siamo tornati all'inizio. Ma scusami. Allora, mi viene il dubbio di questa zona. Esatto. Secondo me... in base a dove riusciamo a lanciargli due sfere lumina di seguito, puoi fargli una sola fotografia diversa. Ci sta facendo un regalo, magari? Non lo so. Fagli una fotografia, scemo. Cosa lo guardi e basta? È qualcosa. Ha detto grazie. Puoi andare ora. E si è trasformato di nuovo in un albero. Molto carino come concetto. Cioè, è molto bello il fatto che è una possibilità che solo pochissimi hanno. Esatto. Però siamo riusciti a fotografarlo. Guarda, sono contento. Sono contento perché anche a livello concettuale è stato molto carino. È stato davvero molto carino. Lui ha riconosciuto il nostro impegno, ci ha ringraziato ed è tornato alla sua forma dormiente. Però me l'ha preso sto giro. Cacchio, ammetto che non me l'aspettavo. Però, eccola qui, una fotografia di Xerneas. Non mi aspettavo la fotografia delle antiche rovine. Io l'ho scattata così, per principio. Diamola un'occhiata. Eccotelo qua, Xerneas. È il Pokémon Lumina di Auri. Lo so, sono stato bravo. Purtroppo... e invece è andata meglio di quanto mi aspettassi. È andata totalmente meglio di quanto mi aspettassi. Ed eccotela qui, le antiche rovine. Perfetto, però questo ovviamente non ha punteggio. È solo contento lui. Perfetto, dai, io sono piacevolmente sorpreso, onesto. Forse ho ancora un po' nel cuore il primo Pokémon Snap, però questo non è brutto, anzi, però c'è tante cose nascoste da trovare qua. Ci sono tante piccolezze che devi proprio andarte a cercare per riuscire a sbloccarle tutte. Ora che abbiamo i dati sul Pokémon Lumina, una notizia da darti e vedrai che ti stupirà, certo, lo so, grazie, grazie. Beh, spero che sarete contenti ora. Abbiamo davvero incontrato un altro Pokémon Lumina. Sì, e ho fotografato anche tutto quanto il murale. Proprio come mostrava il murale. Esatto. Ah no, era lei che parlava. Mi chiedevo se dovremmo quindi considerare il murale una rappresentazione accurata di quel che accadde allora. Forse Xerneas aveva chiamato tutti a raccolta. E insieme avevano creato una barriera di protezioni contro l'asteroide. Tu che ne pensi? Una barriera di dimensioni tali da coprire l'intera regione di Lentil. Per forza! Per forza! Quindi i nostri antenati avevano costruito quelle rovine per aiutare i Pokémon Lumina. Beh sì. Tuttavia, i meteoriti risalgono a ben 2000 anni fa. Nell'ora Xerneas avrebbe già dovuto risvegliarsi completamente, non trovi? Beh, dipende quale Xerneas, perché c'è anche quello di Pokémon X, ma penso che sia un'altra storia quella. Beh, magari gli serve più tempo. Fermare un asteroide non è uno sforzo da poco. Vallo dire a Rayquaza. Anzi, uno sforzo talmente grande che nemmeno 2000 anni ti bastano. Facendo mente locale, secondo te, a quanto risale quel murale? Cioè?
Chi l'ha dipinto? Beh, non lo so, cavolo. Servirebbero anni di studi. Ora che ci penso, come mai Pokémon Lumina si sono sempre manifestati in tua presenza? Perché io sono bravo, sono il protagonista, ovvio. Cane, aiutami! Vediamo. Ecco, sentiamo, dai. Bow bow. Perché i Pokémon ti amano! Bellina sta scena. Dai, sentiamo la rivelazione. La cosa più ovvia. Certo. E penso che non gli disturbi se gli lanci le palle addosso e le mele qua in fronte. Ma che bellina! No! E con questo abbiamo finito il gioco. Guarda, ti dico, per essere uno spin-off di Pokémon, sono davvero contento perché ai tempi già della Wii U la gente... Guarda, quelle sono le mie fotografie! La gente non vedeva l'ora che uscisse il sequel, appunto, di Pokémon Snap, perché Pokémon Snap ha lasciato un ricordo indelebile ai tempi della Nintendo 64 e quando è uscita la Wii U era la console perfetta per fare una roba del genere. Purtroppo non è uscito nulla, ma con il controller della Wii U era perfetto. Ma, onestamente, anche oggi, su Nintendo Switch, un gioco del genere è davvero incredibile, è davvero incredibile. Voi non avete idea di quando è stato annunciato, quanto ero contento di quanto avrei voluto giocarlo. Io nel momento stesso in cui per la prima volta posai gli occhi su Pokémon Snap ho detto: cacchio, è davvero stupendo, è davvero stupendo. Beh, che avete da dirmi ora? Che avventura piena di colpi di scena. Senza ombra di dubbio, una grande avventura che ci ha permesso di esplorare l'intera Lentil. È tutto merito vostro, ve ne sono immensamente grato. Queste scoperte hanno generato nuovi quesiti che mi mettono occupato ancora più tempo. Io sarò sempre a tua disposizione, prof. Sapevo di poter contare su di te. E lo stesso vale per te, Jaco. Resta ancora tanto da esplorare e scoprire. Ah, prof, forse è il caso di spiegargli quella faccenda. Giusto, grazie per avermelo ricordato. Ho messo a punto una nuova funzione, il punteggio percorso. Si tratta di un sistema di valutazioni per ogni singola spedizione in un determinato percorso. Quanti punti prendi ogni volta che ti rifai il percorso? Niente di più, niente di meno. Batti il tuo record. Il trucco sta nel concentrarsi non solo sulla qualità degli scatti, ma anche sulla varietà di Pokémon immortalati, ovvio. Fai un bello scatto e immortali il più di possibile. Inoltre, se usi la funzione modalità online, puoi anche controllare il tuo appiazzamento in classifica. Poi c'era quell'altra sorpresa da annunciare, no? Ti riferisci allo scatto continuo? Oh, Dio mio, quindi posso tenere premuto e fare trrr, così? Ho chiesto al professore di installare una nuova funzione nella ricercamera. Mi dà la possibilità di fare foto consecutivamente con un solo scatto, così sarà più facile catturare il momento ideale. Beh, io continuavo a spammare, però questo è molto meglio, soprattutto per Pokémon veloci che fanno così. Potete attivarla o disattivarla quando volete dal menu impostazioni. Provate, non riuscirete più a farne a meno, vedrete, hai ragione. Forte, il prof spacca quasi quanto il maestro Todd. Mi fiondo subito a provarla. Divertiti con queste nuove funzioni e non dimenticarti del Photodex personale. Insomma, sei a fine gioco. Vai e completa tutto quanto. Che avete da dirmi? Allora, cos'è questa bella notizia che volevi darci? Ah ah, sei curioso, eh? Ma se l'hai tirata tu fuori questa storia? Dettagli. Ho chiesto al professore di darci il permesso di esplorare il mare al tramonto. Altre zone in orari che non avevamo disponibilità prima. Seria, forte! Vero? La barriera corallina deve essere uno spettacolo a quell'ora. Con la luce del tramonto scatteremo foto epiche. Fate largo, vado prima io. Ehi, così non vale. Altre notizie? Ecco, ti pareva. Prof, come mai sei così allegro? Qualche bella notizia a tutti quanti. Post DLC e aggiornamenti. Oh, ragazzi, capitato a proposito. Ho eseguito una seconda analisi dei dati raccolti finora e ho individuato nuovi varchi per il teletrasporto. Uno si trova nei pressi della giungla Amenes. L'altro invece è su Volcas, al di là del deserto.
Stupendo, però ora che ci penso, non le avevamo già esplorate quelle isole? Per la ricerca ogni giorno è un'occasione. La scoperta potrebbe essere proprio là dietro all'angolo che neanche ti aspetti. Trattandosi di isole già visitate, immagino che troveremo ambienti naturali simili a quelli già esplorati. E noi andremo lì a verificarlo, dico bene? Esatto, come sempre conto sul vostro prezioso aiuto. So. A quanto pare quei luoghi potrebbero riportarmi alla memoria più di un ricordo. Questa spedizione promette davvero bene. Forte, mi fai andare a fare foto fra la raffica pure stavolta. Certo, come no. Qualcos'altro da regalarmi ancora? Spedizioni epiche, è esplorata l'intera regione di Lentil. Quindi, in sostanza, tutto quello che rimane adesso è completismo e nuove aree disponibili che sono già aree che abbiamo visitato. Sono solamente, esatto, zone in più. C'è la steppa, fiume mille flutti, la spiaggia di notte e il mare al tramonto. Ok, di queste nuove aree lascio a voi la decisione. Se volete vederle, scrivetemelo pure qua nei commenti. In caso contrario, questi sono extra che possono stare benissimo nella serie, ma sono completismo extra. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo a un prossimo episodio, ma ancora più importante, a una nuova serie. Ciao a tutti!